signori, il grande giorno è arrivato finalmente. Oggi 25 maggio, sabato, mi sto recando alla seconda edizione della Fiera dell'Orologeria Campana. Chissà che cosa ci aspetta. Intanto gustatevi il bellissimo Palazzo dei Poveri a Napoli. Una giornata non particolarmente soleggiata, come ci si potrebbe attendere da Napoli, però dai, fiera bagnata, fiera fortunata. Venite con me, ragazzi. Ma sì, dai, un po' di sole è uscito, fortunatamente. Io sono appena arrivato qui alla bellissima Reggia di Portici, sede anche della Facoltà di Agraria, dell'Università di Agraria, bellissima, guardate che location fantastica. Ah, che pace, un posto veramente paradisiaco. Qui ci sono piante secolari, ragazzi. Veramente, veramente un paradiso, un paradiso. E questo, ragazzi, è l'ingresso della fiera. Ci stiamo avvicinando sempre di più. E siamo finalmente dentro, ragazzi. Siamo in prima mattina, già c'è tanta tanta gente, guardate quanta gente, bellissimo, bellissimo, qui mi sento veramente a casa. Guardate il soffitto di questa struttura, che meraviglia, che opera d'arte. Non potevamo cominciare il nostro giro nei banchi dei brand che con Fathers, che è praticamente il main sponsor di questo evento, della Fiera dell'Orologeria Campana. Lui è Matteo. Ciao Matteo, come va? Tutto Ciao bene? Ciao ragazzi, ovviamente da residenti a Portici non potevamo che essere sponsor di questa bellissima manifestazione. Ottimo, ottimo. Allora Matteo, noi i Fathers li conosciamo bene, facciamo vedere qualche bel pezzo agli amici a casa. Abbiamo per esempio questa è la Horizon. Questa è la serie Evolution, che è una dei nostri ultimi nati. Abbinano al design di Horizon il quadrante in vetro zaffiro, una sfera dei secondi in contrasto e anche il fondello a vista sempre con vetro zaffiro e rotore personalizzato. Movimento ovviamente Sellita SV200. Ok, ok. Bello, bello. A me poi loro sanno che il rosso è il mio colore preferito negli orologi, però qui c'è l'imbarazzo della scelta in quanto a bellezza, perché comunque abbiamo questa ricerca nei materiali molto spinta, ecco. Questo, come si chiama questa tecnologia, questa tecnica, diciamo? No, questo è una lavorazione di vetro zaffiro. Non abbiamo voluto utilizzare il classico movimento scheletrato, ma abbiamo preferito optare per questo, che è un effetto che non dà peso all'orologio. E in più, quando si attiva il Super Luminova, sembra che gli indici siano lì fluttuanti. Sì, esatto. Sì, sì, bellissimo, bellissimo. Facciamo vedere un po' di modellini nuovi, penso che ci sono un po' di novità, giusto? È la nostra serie Horizon, di cui qui ci sono due edizioni limitate su tre: la serie verde acqua, la spettacolo, la Tire, e la versione con il quadrante bianco e gli indici salmone, e il nostro Silver Rose. Ovviamente abbiamo anche il nostro GMT che incassa. Sì, 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 ho recensito anche, sì. GMT fantastico. Questo incassa una ETA 2893, abbiamo il blu che è andato sold out, abbiamo qui l'ultimo pezzo rimasto della nostra collezione, bello, bello. E il bianco che è l'ultimo che abbiamo presentato. Ottimo, ottimo. Ma Matteo, tu mi dicevi che c'è anche una nuova experience, ecco, che state progettando. Stiamo terminando il nostro Small Seconds, quindi diciamo che oggi riveliamo che il nostro prossimo orologio sarà un dress watch secondi piccoli. Perfetto, perfetto, quindi è una chicca per chi ci segue a casa, per i ragazzi che assolutamente che non sono venuti a trovarci, ai ai ai. Non ancora. Dai, dai, vi aspettiamo tutti quanti qui. E poi c'è anche l'evento Fathers Café, giusto? Sì.
Ci spieghi un po' di cosa si tratta questa iniziativa, ecco. Sì, assolutamente. Il Father's Café è un'iniziativa che nasce come luogo di incontro virtuale dove le persone si uniscono a noi per parlare delle loro passioni, tra cui gli orologi, ed è anche la base di un nostro progetto che stiamo sviluppando e che diventerà fisico. Quindi, partendo dai nostri uffici di Portici, dove avremo il primo showroom, andremo poi a sviluppare una serie di iniziative tra cui Milano e Roma. Perfetto, ottimo. Matteo, io ti ringrazio per la tua disponibilità. Buona fiera. Ciao. Ciao, grazie. Non poteva mancare in una location storica come questa un brand storico come Perseo. Qui abbiamo l'amico Francesco. Ciao Francesco, come ti sembra questa fiera? Molto bella, la location è bellissima. Sì. E il concerto stamattina è stato molto interessante, quindi molto positivo. Vogliamo vedere, vogliamo dare un'occhiata a qualche modello particolare? Questi qui sono i Railking, quindi un modello, un nome storico per Perseo. Che c'è da tantissimi decenni, la versione in nero, la versione in bianco, automatico, sellita SV200, vetro zaffiro, cinturino in pelle, made in Italy. Ovviamente aggiungerei. Poi ci sono questi orologetti di forma molto carini, molto belli. Che è una riproposizione del modello infrangibile degli anni 30 Perseo. L'abbiamo fatto in tre versioni. Questa era la versione originale e poi abbiamo aggiunto altre due quadranti. E al quarzo, vetro zaffiro, quarzo svizzero, ronda. E molto piatto ovviamente, però ha le stesse forme del modello degli anni 30. Perfetto. Poi c'era qui una collaborazione molto interessante per gli amanti delle pipe, del fumo, del tabacco. Esatto. E questa qui è una collaborazione tra le nostre due famiglie, la famiglia Ferro, che siamo noi di Perseo, e la famiglia Bonfiglioli, due realtà bolognesi, due famiglie bolognesi che presentano le loro eccellenze, noi gli orologi e loro le pipe. Perfetto, perché poi tra l'altro l'orologio è bellissimo, veramente questo stupendo. È il Sette Bello, il grande Sette Bello, movimento storico Unitas 6376, cinturino in struzzo. In vero struzzo, Swiss made, vetro plexi come si usava una volta. Quindi proprio un tuffo nel vintage. Sì. Eventualmente io lascio anche i recapiti per chi fosse interessato a questo tipo di argomento. Qui c'è il numero di telefono e anche il sito internet. Non poteva mancare poi un bello orologino da tasca, giustamente per sé, orologio ufficiale delle Ferrovie Italiane. L'FS, bellissimo. Movimento carica manuale Unita 6497. Le sfere, quelle blu cangianti, quelle le più belle che hanno mai fatto per gli orologi da tasca. Concordo. E la catena in acciaio tedesca. E questo è l'orologio, il classico però. Eh beh, certo, il Perseo per eccellenza. Esatto. E poi qui abbiamo un trittico vintage fantastico. Uscita a gennaio con movimenti storici Peugeot 70-76, un prodotto degli anni 70 revisionati oggi per funzionare come si deve. Tre versioni, con questa bellissima confezione in legno, cinturino in pelle di lucertola. Made in Italy, tutto made in Italy. Francesco, sei stato gentilissimo. Grazie, buon proseguimento. Altrettanto. Ciao. Continuiamo il nostro giro fra i banchi di brand con l'amico Alessandro di AS Watches. Ciao Alessandro, ciao, come stai? Ciao, bene, ciao a tutti. ciao Alessandro. Allora, guardiamo un po' i suoi orologi, che sono dei modelli veramente molto molto particolari, decisamente diversi da quello che siamo abituati a vedere normalmente, orologi per uomini duri, direi. Esattamente. Molto molto, ecco, come dire, particolare, esatto, la cosa dei importante. Più buoni, miei. Esattamente, questo ha un peso non indifferente, questo è bronzo, vero? Quello è bronzo, esattamente, bronzo, ed è un pezzo unico, l'unico, diciamo, nella mia collezione che ho fatto con la ghiera girevole, che non avevo mai fatto. Ho detto, ero curioso di capire se riuscivo a fare qualcosa di interessante, quindi è stato fatto questo prodotto. Perfetto, continuiamo. Qui c'è anche una piccola mappa del mondo. Quello è un GMT. Un GMT, giustamente. Monta Movimento Landeron. Anche quello è cassa in bronzo,
è un 40 mm con un lug di 48. Ragazzi, non ci si crede che siano orologi fatti a mano, sono lavorati in una maniera strepitosa, direi. Poi ovviamente da notare il piccolo particolare delle impunture a colore della bandiera dell'Italia sul cinturino, che sono un piccolo tocco di classe. Questo orologio so che sta facendo faville, sì, piace a tutti. Piace, questo... piace, like per questo orologio, ragazzi. È sempre un 40 mm, ma questo è in alluminio, con anodizzato e con il trattamento di cataforesi trasparente. E mentre ho fatto le viti, fondello e corona, trattamento DLC nero. Bellissimo. Voi sapete che i quadranti, le lancette, le sfere sono tutte artigianali, sono tutte fatte da me. Appena fatte. Sfornate, ancora calde. Molto, molto bene. Poi c'era questo mi piace particolarmente, è una cassa veramente di un design fantastico, ragazzi, bellissimo. Un po' strana, me l'aveva chiesta un cliente, una richiesta ho fatto due pezzi, questo è uno di quelli. Poi guardate il dial California con questi indici lucidi a contrasto veramente fantastici. C'è davvero tanta arte su questi orologi. Qui abbiamo poi due pezzi unici, se ho capito bene, giusto? Li facciamo vedere insieme. Qui c'è un trattamento di verniciatura ceramica, è stata messa in forno a 150 gradi, poi ho fatto questo trattamento di invecchiamento. Invece questo qui è un... pesa 4 kg. Sì, tutto acciaio. È un blocco di acciaio, ragazzi, bellissimo. Questa non è una verniciatura, ma è proprio realmente bruciato, è stato immerso nel cianuro. Attenzione, ragazzi, attenzione. E quindi qui invece c'era questo rivestimento particolare, questo trattamento che rende questo orologio veramente fantastico. Si chiama Ceracot, la verniciatura Ceracot. Bellissimo. C'è una ceramica all'interno. Sì, veramente fantastico. Alessandro, ti ringrazio. Grazie a te. Buona fine, ciao, alla prossima. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Non poteva mancare Venezianico, che è un abitué delle nostre fiere, in persona di Roberto. Ciao Roberto, come va? Ciao a tutti, intanto devo fare i complimenti all'organizzazione, a tutti voi che siete stati dietro l'organizzazione di questo evento, perché avete fatto comunque una cosa sensazionale. Devo dire, sono un po'... poco passate le 4 del pomeriggio. Che orologio hai? Fammi vedere, facci vedere, dai. No, dice, questo è il Redentore Ultra Black. Sono poco passate le 4 e è stata una giornata bellissima e siamo solo al sabato, insomma. Siamo a metà. Dai, guardiamoci un po' di pezzi magnifici. Qui mi hai preparato un antipasto degno di un re, diciamo. Partiamo subito. C'è un po' di tutto. Allora, abbiamo il nostro... La grande novità. Che è il nostro Bucintoro. Che prende il nome dalla galea del Doge che tradizionalmente apriva le danze alla regata storica di Venezia, la maggiore competizione sportiva sul Canal Grande, e per questo il nome più appropriato per il Bucintoro non poteva davvero esserci. È un cronografo automatico con una cassa da 42 mm, come potete vedere anche molto molto sottile per essere un cronografo automatico. Con un vetro bombato, ruota colonne e innesto verticale. Fantastico. Infatti notate che anche l'azionamento della lancetta cronografica è immediato e del tutto privo di scatti, che sono tipici dello smistamento a canne. Bellissimo. Poi qui c'è il Nereide Avventurina, se non sbaglio. Scusa, stai guardando il mio preferito. oggi è un caso che abbia il polso il Redentore Ultra Black solo perché ho l'abito nero, ma di solito io nel quotidiano porto il Nereide Avventurina. Fantastico. Allora, l'Avventurina è una lavorazione tipica di Venezia, quindi non potevamo davvero farsela mancare sui nostri orologi. Purtroppo qui non si vede tanto bene, non si nota la bellezza di questo quadrante. Provo a farti vedere ancora meglio, che secondo me si nota ancora di più, sul Redentore Avventurina. Perché? Perché è un quadrante particolarmente ampio e quindi lascia ben vedere quello sbrilluccichio
che creano queste infiltrazioni di ossido di diame e quarzo all'interno della pasta del vetro. Fantastico, questo l'abbiamo recensito e gli amici lo conoscono molto bene, veramente bellissimo. Ma passiamo ai Nereide qui. Che... Su cosa sei curioso? Allora, questi Nereide con ghiera in tungsteno, sono tutti bellissimi, ti faccio vedere. Guardate qui che meraviglia questo verde. Ma qui ce n'è per tutti i gusti, nel senso che abbiamo sia con cassa da 42, con un quadrante in madreperla verde. Fantastico. Che a mio modo di vedere fa davvero dei riflessi incredibili. Sì, sì, concordo. Sui colori chiari la madreperla a mio avviso dà il suo meglio. Infatti in modo molto similare possiamo vedere un effetto che varia dal bluastro fino al violetto su questo 39 mm. Una meraviglia. Faccio... Guardate qui ragazzi, ecco, l'ho beccato il riflesso. Fantastico. Delle striature verdi, viola. Bello, veramente meraviglioso. E le striature si vedono ancora meglio a mio avviso sui colori scuri. Perché qui ad esempio serve un quadrante in madreperla nera, ma come vedi sotto la luce varia tantissimo dal verde al rossiccio al violetto. È un multicolore, oserei dire. Veramente siamo a livelli altissimi qui. Ma volevo chiederti una cosa. Dimmi pure. Roberto, come mai questa vostra, come dire, attenzione per i materiali particolari? La vostra ricerca dei materiali? Allora, tu devi considerare che, lo sai benissimo, tutti i nostri prodotti sono estremamente legati alla venezianità, che noi vogliamo comunicare attraverso sia degli elementi e dei materiali che sono prettamente legati a Venezia e alla sua storia, quindi l'utilizzo ad esempio della venturina o della ametista, che sono dei materiali estremamente utilizzati dall'artigianato veneziano, sia attraverso i valori per cui la Serenissima è diventata famosa nel mondo, quindi la sua voglia di innovare, il suo spirito pionieristico, tutti elementi che appunto ci portano a voler esplorare degli aspetti che normalmente nel nostro settore non ci sono. Ad esempio penso all'utilizzo del quadrante Muse Black all'utilizzo del tungsteno o della lunetta Ceratum che utilizziamo sul nostro GMT, che è un po' la punta di diamante tra i nostri modelli complicati, o anche attraverso processi di lavorazione l'ultima come questo. Ultima chicca, perché questo va assolutamente mostrato. È il nostro modello di Storia Temporis con un quadrante moneta realizzato a conio. Che cosa abbiamo fatto qui? Abbiamo rappresentato un'antica osella veneziana. Cosa erano le oselle? Delle monete commemorative che venivano coniate nel momento in cui veniva eletto il Doge di Venezia. Questa in particolare è una rappresentazione di un'osella che era stata coniata per l'elezione del Doge Marcantonio Giustinian e racconta appunto un pezzo di storia di Venezia e in particolare rappresenta Piazza San Marco, che è il simbolo, il cuore della Serenissima, l'angelo sulla sommità del quadrante che veglia e protegge la città, e invece sul fondo si può notare una galea che è il simbolo della potenza navale della città. È tutta Venezia in un orologio praticamente. bellissimo. Un piccolo pezzo di storia. Ha un fascino incredibile e poi comunque devo dire che io apprezzo tanto il valorizzare le proprie radici, quindi questo vi fa onore. Grazie mille. Grazie a te Roberto e ci vediamo. Buona fiera a tutti e a trovarci domani. Ciao. E continuando il discorso di orologi molto molto particolari, abbiamo qui gli amici di Allemano. Buongiorno. Ciao ragazzi, com'è Napoli? Vi piace? Bellissima. Com'è questa fiera? Molto bella. Sono contento. Siamo contenti. Allora, siamo ancora più contenti noi, ci avete portato degli orologi veramente fantastici qui a Napoli da far vedere.
Abbiamo qui questo, di che si tratta? È un del modello Day. Ah, è solo tempo con il datario. Questo è il nostro, la nostra prima collezione, collezione 1919. Questo è stato uno dei primi prodotti che abbiamo realizzato. Bellissimo, bellissimo. Ricordo che gli orologi alle mano hanno un'ispirazione di design sui manometri, se non sbaglio, delle macchine d'epoca, giusto? Sì, diciamo che noi ci ispiriamo quelli che sono i nostri strumenti di misura che ancora oggi produciamo. Per noi non sono orologi, per noi sono misuratori del tempo. Del tempo, esatto. E noi ci ispiriamo a quelli che sono i nostri strumenti di misura, stiamo trasformando i nostri strumenti di misura in tempo, quindi partendo da quello che è stato il primo prodotto fabbricato in serie, che è il manometro della Fiat 501 del 1919. Ah, perfetto, perfetto, molto interessante. Eventualmente, ragazzi, se vogliono ampliare il discorso, inquadro un po' di riferimenti per i ragazzi di Allemano e termino questa piccola clip con questo bellissimo diver, mi dicevano, di nuova uscita, ecco. Nuova uscita con il quadrante viola, sì, è il diver 300 metri con la valvola in legno, eccola, la corona qui, pressione a vita e super luminova nelle lancette sintetiche. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Va bene, ciao ragazzi, grazie, buona fiera, alla prossima. Ciao, alla prossima. Abbiamo anche un brand fresco fresco, giovanissimo, nato appena l'anno scorso, Megisto. Qui abbiamo Antonio. Ciao Gaetano. Ciao Antonio, ciao, come va? Ciao. Tutto bene, tu come stai? Come è nata questa esperienza nel mondo degli orologi? È nata da una passione, come dico sempre nei video, ovviamente, come tanti. Sì. E aggiungendo un concetto che c'è dietro, ho sposato le due cose, ho creato il brand Megisto e come possiamo vedere... Andiamo a vedere, dai. La prima linea è stata fatta sui quattro elementi della terra, quindi terra, acqua, aria e fuoco. La particolarità di questi prodotti è composta posso da... Posso prenderne uno? Come no, certo, vedere. Prego. Dici. Ogni prodotto, il quadrante richiama l'elemento di riferimento, in più, come possiamo notare, sulla lunetta ci sono i quattro elementi della terra e la particolarità che al buio c'è la luminescenza e si illumina solo il simbolo di riferimento dell'elemento stesso, in questo caso fuoco, che sarebbe qui. Quindi insieme all'indice e alle sfere si illuminerà il simbolo di riferimento. Un'idea molto molto interessante, diciamo, sì. Bello. Oltre questi modelli qui abbiamo anche qualche cosa particolare, sì, diciamo che siamo ho visto prima, intravisto. I nuovi quadranti, le nuove varianti sempre sui quattro elementi della terra, abbiamo dato altre opportunità per quanto riguarda il quadrante, come dicevamo, tutti in madreperla. Vedo, hanno dei riflessi spettacolari. A fine mese saremo operativi anche con questi nuovi modelli. Guardate che riflessi, ragazzi, bellissimi. Questo poi ha dei riflessi fantastici, guardate qui. Acciaio 316L, vetro zaffiro, 200 metri di impermeabilità, corona locata, fondello ricavato dal pieno, orologio di rilievo. Perfetto, perfetto. No, ma tecnicamente si vede che sono ottimi, ottimi prodotti. Complimenti Antonio. Grazie mille. E auguri. Ciao. Un abbraccio. Ciao. Altro brand presente alla fiera, Officine Tecniche, con l'amico Luca che presenta. Buonasera a tutti. Ciao, grazie Luca. Per essere qui tutti. Ma grazie. Un saluto a te. Alla community. Grazie a te per essere presente a questa fiera. Come ti sembra prima di tutto? Le tue impressioni? Guarda, io parlo di parte perché io qui ci ho vissuto 2 anni e quando mi si è aperta napoletano d'adozione. Sì, io sono napoletano d'adozione e quando sono andato via non è stato bellissimo perché ci avrei vissuto qui, no, davvero, il livello è alto, quindi mi fa piacere, dai. C'è un giusto mix, ecco, sia sulla parte vintage che sulla parte micro brand italiani, esatto, che stanno facendo sempre meglio, quindi io sono sponsorizzo d'accordo. Sempre. Che per livello alto, ecco, diciamo, rimaniamo sul livello altissimo e facciamo vedere qualche modellino di questi orologi Officine Tecniche. Bellissimo, ragazzi, questo. Questo praticamente è un 300 metri, mi dicevi. Allora, prima, questo giusto? È il super, il dress diver della nostra collezione, quindi in realtà il titolo non glielo ho dato io, ce l'hanno dato le community degli appassionati. Lui nasce per essere un orologio bello, simmetrico ovunque, tant'è che la Super Re ci ha cortesemente, ecco, fatto una modifica per portare la data da ore 3 a ore 6. Simmetrico nel bracciale, un orologio teso ad essere bello, ma con caratteristiche tecniche importanti che
fanno sì che non possa sfigurare nei confronti dei diver, infatti un 300 metri con corona a vite, ma anche a livello di calibro, la Juper G100, top grade non è solo estetica, la rifinitura, ma è anche pratica, perché l'azienda funzionalmente lo certifica in 4 posizioni con scatti medi giornalieri, più o meno 7 secondi al giorno. Andiamo vicino al cronometrico e non ho elencato, ecco, le 68 ore di riserva di carica. Perfetto. Mantenendo per 8800 alternanze orarie. Qualità altissima, diciamo. Sì. Il vintage della collezione, ghiera opaca, con Super Luminova o Dredium, mentre gli altri hanno sempre inserto ghiera in ceramica, ma lume BGW9, lume intenso blu e ghiera lucida. E poi c'era anche un altro modello che sarebbe dovuto uscire, ed è quello che vediamo qui. Esatto, o nel video. Ce l'hai. Un video nel video, vai, un Inception. Che l'Aquas l'abbiamo presentato ieri sera, avremmo dovuto avere qui i prototipi delle sue 6 colorazioni e lui sarà il diver puro di casa, quindi avremo caratteristiche tecniche ancora più importanti, perché lui sarà uno sportivo puro, quindi avremo una chiusura con micro regolazione rapida, quindi senza la necessità di rimuovere l'orologio, avremo un inserto ghiera di tipo zaffiro e sarà sempre 300 metri. Incasserà sempre la Juper. Abbiamo richiamato gli anni 70 con gli mattoncino, li abbiamo esasperati con il terzo mattoncino, indice a mattoncino che abbiamo richiamato anche nella sfera dei secondi, e poi abbiamo giocato tanto con i colori, perché lo andremo a scoprire. Ecco, abbiamo 6 colorazioni, ad oggi ne sono note 2, bracciale a chicchi di riso integrato, qualcosa di poco visto, e abbiamo applicato un indurimento, andremo ad applicare un indurimento dell'acciaio 1200 Vickers per far sì che si possa utilizzare, ecco, anche nel quotidiano senza problemi, diciamo. Il nostro amico il presidente guardate chi c'è, si sponsorizza sempre troppo. Wachemur, il canale ufficiale di Adoc 2022. Mariano, sei senza voce, te lo volevo dire. Ma non si è fermato un secondo, no, vai. Ma buona stata. Avete visto il mio nuovo orologio? Ah, è tuo? Bulgari. Bello. Comunque Luca, io ti ringrazio tantissimo. Non vedo l'ora di vedere questo nuovo Aquas dal vivo. E sarà niente. Prestissimo. Buona fiera. Che bello. Ciao. Ovviamente non poteva mancare Ichnos e il suo patron Pierpaolo Cassoni, l'amico Pierpaolo. Ciao! Ma grazie di essere venuto a trovarmi, come stai? Bene, benissimo, tu? Io sto bene in questa Napoli che mi sta trattando bene, soprattutto dal punto di vista culinario, ma anche per l'affetto che sto ricevendo. Ottimo, ottimo. In questa fiera che è un tripudio di gente da questa mattina, insomma. Siamo veramente contenti, Pier. Dai, passiamo alle cose croccanti. Alle cose che piacciono a noi. Allora vi faccio vedere subito questo fantastico arcipelago con cinturino in vero sughero, giusto? In sughero e pelle toscana, realizzato e pelle. Con sughero sardo da un'azienda marchigiana che è specializzata in manifattura di pellami. E abbiamo, così come in tutti i cinturini Ichnos, la rosa dei venti e le coordinate di riferimento. Perfetto, diciamo che i grandi protagonisti di questo momento sono Ichnos Capotesta. Che oggi, oltre ad essere dei protagonisti, sono anche molto scartonati, c'è veramente tanta gente, degli orologi nei quali abbiamo voluto mettere, che ho voluto mettere, tutta la tecnologia meccanica e non solo, attualmente disponibile nell'orologio della Svizzera, a partire dalle ghiere con sblocco a pressione, con sblocco di sicurezza, doppio Super Luminova, vediamo un po'. Tutti i modelli BGV9C3, ma anche Old Radium e Full Lume, compreso il disco data. Che meraviglia. Carico la Joker Red, certo, sui miei, che tutti noi siamo, grazie a te, a presto ragazzi, che tutti noi conosciamo per la precisione, per l'affidabilità, per le 68 ore di riserva di carica contro le 38 ore convenzionali
con selita barra etano. La gabbia antimagnetica che è stata testata dai laboratori di Bois di La Chaux-de-Fonds a 17.500 alternanze, 17.000 scusate, in cesso stanco, 500 m minimo con un massimo di 35.000 am. Un orologio veramente spettacolare, ma noi lo conosciamo bene, l'abbiamo anche recensito. Ma qui vedo che hai una piccola chicca qui, giusto? È un orologio che è stato Goduria. Pensato per chi ha già acquistato Ipnos. Fantastico. O Arcipelago Capotesta, perché noi vogliamo realizzare questo primo esperimento degli orologi, delle chicche, solo per chi già fa parte della sua famiglia, per dirgli grazie di aver creduto in me. E io ringrazio te, Pierpaolo, per la tua presenza che nobilita sempre le nostre fiere, e ti auguro una buona fiera, un'ottima fiera. Grazie a te, grazie a voi, a presto. Ciao. E per gli amanti del vintage in chiave moderna, tra virgolette, abbiamo anche Trematic. E qui abbiamo Daniele, il patron di questo brand, diciamo. Daniele, ci puoi spiegare un po' la storia di questo, molto brevemente? Allora, Trematic, per chi è appassionato di vintage, è un nome che ricorda tantissime belle cose. È una maison che lavorava moltissimo negli anni 50-60. È una maison che ha subito la crisi del quarzo come tantissime altre dell'epoca, e dopo tanti anni noi abbiamo voluto recuperarla e rilanciarla, prima con due collezioni ispirate al vintage ma realizzate poi in chiave moderna, e adesso con proprio una riedizione di un modello passato. Andiamoli a vedere allora questi modellini. Questo praticamente sarebbe il vostro primo modello, giusto? Questa è la seconda versione. Ok. Un driver che è già sold out. Questa è la seconda versione, che è un dress diciamo ispirato al vintage, però comunque con delle connotazioni moderne, come il fondello più iconico, come i 100 metri di impermeabilità. Questo che combinava davanti, diciamo che è un misto di vintage e moderno. Bellissima cassa, bellissimo. E che movimento monta questo? Questo qui monta il 7.500. Perfetto. Nella versione standard. Abbiamo anche un movimento di tutto rispetto. Poi abbiamo anche queste altre bellissime colorazioni, molto molto vinteggianti, come amo dire io. Il richiamo è quello, anche perché per il marchio è... sì, certo. D'epoca. Bello, poi queste sfere sono fantastiche, ragazzi. Grazie mille. E poi abbiamo invece qui... E questo è l'ultimissimo progetto, perché la community che ci stava acquistando, ci stava seguendo, ci ha chiesto di rifare giustamente una referenza storica del marchio. Ci abbiamo lavorato per tantissimo, fino a che non siamo arrivati al livello qualitativo di design che volevamo raggiungere. E finalmente, pochi giorni fa, abbiamo lanciato questo nuovo 502 come riedizione di un modello storico della marca. Veramente bellissimo. Poi mi piace molto il fatto che si ascolta la community. Volevamo farlo con i dovuti crismi, perché dovevamo raggiungere uno spessore di cassa che fosse proprio quello degli orologi una volta, e sono contento di dire che ci siamo riusciti, perché 9 mm per un automatico svizzero con un posizionamento di prezzo entro i 1000 euro è veramente perfetto, un record. Perfetto. Daniele, io ti ringrazio. Grazie. Buona fiera. Grazie. Ciao. Ragazzi, sono qui con l'amico Marco Bracca. Ciao Marco. Ciao. Bentornato a Napoli. Grazie mille. Ti piace? Com'è la situazione? È molto viva. Come la stai vedendo? C'è un sacco di gente, bene, interessante, bene. Tanto fermento, come l'anno scorso. Mi fa piacere. Abbiamo qui i suoi bellissimi apneist. Ci sono delle novità, delle piccole novità? Sì, perché rispetto all'anno scorso, diciamo, intanto eccoli qua. Ero qui con i prototipi e invece ho i definitivi in vendita. Si tratta degli ultimissimi pezzi di una serie successiva a quella del lancio, quindi una serie che ho realizzato successivamente a quella della prima serie di 150 pezzi. Questi sono diciamo dal seriale 150 al seriale 200, quindi sono circa una cinquantina di esemplari in più. Questi sono tra le ultimissime casse disponibili, e tra l'altro accoppiate con la novità di questo nuovo 2024 di quest'estate, che è appunto la nuova lunetta in alluminio semplice, quindi che rappresenta un po' il modello più economico, il modello entry level della linea, con un listino di 200 euro inferiore rispetto agli altri. Che sinceramente mi ha rapito, bellissimo, veramente. Grazie. Stupendo. Poi, come al solito, vorrei far notare la sottigliezza di questo orologio, un orologio veramente indossabilissimo, perfetto per l'estate, direi.
Marco, io ti ringrazio per la tua disponibilità. Ciao. Grazie mille, ciao. Buona fiera. Ciao anche a te. Siamo qui con l'amico Francesco dalla fiera dell'orologeria campana. Ciao Francesco, come ti trovi? Come la vedi questa fiera? Allora, bella fiera, belle personalità, bella organizzazione soprattutto. Sì. E, beh, poi per persone come noi che devono mostrare, diciamo, certo, i propri lavori, non c'è che occasione più. La senti la passione? Assolutamente. Sì, sì. E infatti di passione parliamo anche, a parte quella per gli orologi, anche quella per la cultura pop, perché l'amico Francesco di Tempistica, mi inquadro i suoi riferimenti, propone degli orologi molto particolari, pezzi unici se non erro, esatto, giusto? Esatto, ogni pezzo è unico. Guardate questo, che meraviglia, con il fantasmino di Ghostbusters. Ma sicuramente quello che farà impazzire tutti gli appassionati della cultura pop è quello dedicato a Batman, in particolare il Batman dell'89, se non sbaglio, proprio il primo film di Batman, eccolo qui. Che meraviglia, anche questo ovviamente pezzo unico creato ad hoc. Va benissimo, inquadro di nuovo i riferimenti per chiunque fosse interessato ad approfondire i lavori dell'amico Francesco e ti saluto. Ciao, grazie, Francesco, grazie, alla prossima. Alla prossima. Sam, presente alla Fiera dell'Orologeria Campana. Buongiorno a tutti, ciao ragazzi. Una grande presenza qui, nobilita questa fiera. Per la prima volta dalla parte di qua, dalla parte del dall'altro lato del banchetto. Sì, esatto. Allora, presentaci la tua creazione, diciamo. Allora, il mio brand è Nima. Nima. Che vuol dire benedizione, ma vuol dire, è un acronimo anche in inglese, che sta per Nothing is Merely Accidental, che vuol dire niente è meramente accidentale. Vuol dire che nella vita niente succede per caso. Okay? Ed è il principio che porta avanti il mio orologio, che è lo Stage 1, dedicato proprio alla resilienza, ispirato alle Dolomiti. Meraviglioso. È un 39 mm con movimento Seiko GMT, NH34 in versione no data, senza scatto fantasma. Abbiamo un quadrante effetto neve, una ghiera con i punti cardinali, 120 scatti. Sì, sì, dovrebbe avere la pellicola, però guarda. E abbiamo gli indici, che sono ispirati dal colore dei laghi montani, in particolare dal lago di Sorapis, che è in Alto Adige. Bellissimo, quindi un orologio ispirato dalle forme della natura. Sì, esatto. E abbiamo anche un quadrante lavorato in maniera particolare, molto, sì, molto, non è bianco, è un argentè, diciamo, sì. Infatti brilla sotto la luce, sì, del, sì, sole, come fa la neve, l'effetto deve essere quello. Abbiamo una cassa completamente spazzolata, c'è la targhettina della Limited Edition con la numerazione che ho fatto fare incassata sulla Carrure, fondello coniato, 200 metri di impermeabilità. Nel corredo lui arriva col suo bracciale spazzolato, chicchi di riso, un 2016, quindi va a rastremare, ma nel corredo, nella sua pochettina in pelle, c'è anche il cinturino in pelle, perfetto, artigianale. Perfetto. Sam, non mi resta che dire grazie. Grazie a voi. NimaWatches.com. Grazie per la tua presenza. Ciao. Ciao. Mancabili gli amici di Vertigo, ragazzi, che producono orologi veramente interessantissimi. Vi faccio vedere una veloce carrellata dei loro ultimi modelli. Sti diver mi fanno impazzire. Che belli, ragazzi. Abbiamo un bicorona fantastico con un dial veramente di un colore strepitoso. Tanti scusa, altri ho orologi. Ho preso questo. Ah, non me ne sono mai dato a guarda, sono andato fino laggiù, ho detto. Continuiamo anche con questi orologi al quarzo. Questo è il mio preferito, ragazzi, lo sapete. Altri diver. Divertito. Finalmente faccio la conoscenza del marchio Nostas, di chi c'è dietro Nostas, ossia l'amico Francesco. Ciao! Buonasera a tutti! Come ti trovi a Napoli, prima benissimo, di tutto? Benissimo, benissimo. Ti piace questa fiera? A Napoli sempre, quindi bellissimo. Quindi beh, molto bella la fiera, una reggia bellissima, quindi siamo contenti. Anche noi siamo contenti. Vediamoci un attimo qualche vostro modellino
interessante. Sì, questo è il disegno originale, quindi audace, solo tempo, dove partiamo da un ottagono e arriviamo ad un cerchio, e quindi si creano tutte delle smussature e i giochi di ombra e di luce sulla cassa, che poi abbiamo ripreso anche nel quadrante, nelle lancette e negli indici. Sì. Che presentano questi giochi di luce, quindi tra satinatura e lucidatura. Quindi abbiamo il blu, il nero e poi le altre due colorazioni, che sono un verde e un tortora. Tortora! Voglio farla vedere meglio perché questo merita, come tutti del resto, però guardate la colorazione, ragazzi. Io, come dicevo prima all'amico Francesco, mi piace tantissimo il loro gusto nello scegliere le nuance di colore degli orologi, perché sono molto belle, low profile, però di gran gusto, di gran classe, diciamo così. Sul desaturato, quindi cerchiamo di dare quel pigmento di colore anche mantenendo un po' di grigio. Diciamo che c'è un bellissimo contrasto tra le linee molto forti, molto muscolose degli orologi, sì, e i dial molto delicati, ecco, esatto, così la vedo io, diciamo. Esatto. Questo diciamo che è la versione muscolosa, quindi passiamo da una cassa da 39 a 41 mm con spallette e valvola d'elio, quindi è un 500 metri. Con un vetro spesso 3 mm, zaffiro, inserto ghiera in alluminio, in tre nuance di blu. Bellissimo, questo è un vero monster diver. Esatto, andiamo a simulare quella che è un'immersione, quindi dal più chiaro al più scuro. E, perfetto. Sì, esatto. E arriviamo finalmente al GMT. GMT. Con Seiko NH34 e inserti in ceramica e inserti in acciaio. Sì, questo è il vintage, quindi abbiamo una colorazione acciaio con poi dei contrasti in oro rosa. Eh sì, ragazzi, questi veramente sono i più essenziali, diciamo, quindi un inserto ghiera in acciaio e per dare un tocco vintage, sportività, sì, anche sportivo, vintage, quindi belli, ragazzi, veramente belli. Grazie mille. Complimenti per l'ottimo lavoro. Grazie che state mille. Svolgendo. Grazie mille. In bocca al lupo, grazie ancora. Ci per essere presenti alla fiera. Ciao. Grazie mille. La storia dell'orologeria italiana, ragazzi, qui alla fiera di Napoli, Mondia. Abbiamo qui abbiamo il nuovo Top Second, ma qui c'è tutta una carrellata di modelli strepitosi di Mondia. Ve li faccio vedere così velocemente, ragazzi, anche se meriterebbero un approfondimento. Guardate che meraviglia, e devo dire che siamo davvero molto orgogliosi di avere un brand come Mondia ospiti a Napoli nella nostra fiera dell'orologeria campana. Abbiamo qui dei bullet veramente strepitosi, fantastici, ragazzi, fantastici, dei modelli un po' più vintageanti, e qui poi tutta una serie di Top Second incredibili, ragazzi. Ve ne faccio vedere uno, guardate che meraviglia, qualità altissima. E non poteva mancare il K-Watch con gli amici Gabriele e Michele, che sono ospiti nuovamente della fiera dell'orologeria campana. Ragazzi, come vi trovate questa seconda volta a Napoli? Com'è? Bene, una nuova esperienza. L'ambientazione top, vero? Sta regalando emozioni. La gente bella pure. Certo, bella. Certo. Sì. Allora, andiamo a dare un'occhiata ai vostri modellini di punta, ecco, diciamo così, il GMT. Le novità? Sì, diver questi. Ah. Sì, diver 41 mm, abbiamo cambiato il calibro. Montiamo un Miyota 90-15, quindi con 28.800 alternanze, e abbiamo ridisegnato la cassa con le anse un po' più ampie e il bracciale tutto satinato con tre maglie uguali e la chiusura con l'estensione della muta all'interno. Bellissimo. Ah, ok, quindi c'è anche questa ingegnerizzazione, esatto, particolare. E volevamo portare il nostro 1504 a un livello successivo, un livello un po' più... Direi che ci siete ampiamente riusciti, sì, ragazzi. Complimenti. Sono in preordine in questi giorni a 5,49 invece di 6,80, e in più regaliamo anche
un cinturino waffle in silicone. Quindi siamo in tempo di saldi, grandi offerte, grandissime. Stiamo facendo il preordine, sì. Perfetto, perfetto. Quindi ragazzi, mi raccomando, se siete interessati, andate sul loro sito. Qui abbiamo degli orologini molto interessanti, a quanto vedo, giusto? Questi sì. Sono al quarzo. Sono al quarzo 1919, si ispirano a un'altra eclissi importante. 7 mm vedo. Per 39 o 33 i piccolini, con il calibro ronda. Quasi uno skin, diciamo. Esatto. Bellissimo. E poi abbiamo qui invece, questo è il GMT invece, giusto? Sì, questi sono i GMT che montano Movimento 6 con H34, sono le colorazioni rimaste ormai perché fanno parte dell'edizione scorsa. Facciamole vedere. Sì. Prendiamo questo qui. Questa è la versione dove la ghiera prende la colorazione blu e arancio. Che rimanda alla lancetta del GMT, alla ruota ora delle GMT che è dello stesso colore. Molto molto belli, ragazzi. Molto bene, vi ringrazio per la spiegazione su questi orologi. Ciao! Ciao, una buona giornata. Mark II, presenti alla fiera dell'orologeria a Campana ancora una volta. Ancora una volta. Ciao Lorenzo, come va? Tutto bene, tutto bene, come ti stai trovando? Tutti, certo. Per iniziare. Prima di tutto le buone manie. Bravo. Come ti trovi a Napoli? Molto bene, devo dire che quest'anno Mariano ha fatto un lavoro magnifico e ci ha portato in questa. Si è superato. Posto suggestivo, sì. Certo. Veramente si è superato. E ti presento. Sì, facci vedere qualcosa. Beh, io voglio far vedere subito il Trinitro Toluene. Bravo, è andata bene. Sono riuscito a dirlo. Ecco qui che abbiamo. Sì, questo è il primo modello che abbiamo esaurito. Storico ormai, sì. L'abbiamo portato solo per esposizione. E adesso. Da gennaio abbiamo in pronta consegna il nuovo modello che è l'Amatolo P200, due colorazioni principalmente nera con quadrante nero e quadrante blu. Se tu mi dici che ne so, già facciamo vedere su tinta su tinta, quindi blu su blu, quadrante blu. Era blu, questa volta abbiamo portato una nuova configurazione, comunque un po' di tempo ci serve perché poi ovvero con quadrante e ghiera inversi, sia così che così. Fantastici. Per chi fosse dell'Inter ci sta a pennello, quest'anno hanno vinto anche lo scudetto, quindi giustamente ci sei un po' di fede calcistica. Molto molto bene, questo è il nero, giusto? Sì, questo è il nero. Lo facciamo vedere. Un nero zaffiro con trattamento antiriflesso, la ghiera in alluminio anodizzato che conferisce al materiale una buona durevolezza. E la cosa particolare di questo orologio è che tutte le lavorazioni vengono effettuate a mano dal nostro orologiaio. Grazie per la perla, ragazzi. Due settimane. E in particolare la parte centrale del bracciale è sabbiata, viene sabbiata da noi, mentre la parte laterale è satinata. Fa un bellissimo effetto, devo dire, è una cosa che non si vede spesso. Sì, ma volevo... penso che non si sia mai vista. No, infatti. Ma volevo chiederti, ma questa è vera? Perché no, mi sentirebbero. Questa non è vera, se no ci avevano già arrestato. Ah, va bene, va bene. Ti ringrazio Lorenzo. È stato buona un fiera, altrettanto. Grazie. Ciao. Un saluto a tutti. Ciao. E si conclude qui il primo giorno di fiera in cui ci siamo dedicati principalmente ai brand presenti. Domani invece, domenica, dedicherò una giornata completamente a tutti gli espositori di orologi vintage. Quindi mi raccomando ragazzi, mettete like, continuate a seguirmi, iscrivetevi e non perdetevi il prossimo video in cui vi farò vedere una bella carrellata di orologi strepitosi. Ciao!